Ciao, come vi chiamate e da dove venite? Allora, ci chiamiamo Please Diana e veniamo da Assisi, in provincia di Perugia. Io sono Marco, il chitarrista. Gloria, la cantante. Federico, il batterista. Filippo, l'altro chitarrista. Alessandro, bassista. Ok, bene, quindi ci potete dire che genere fate, che tipo di musica fate? Mi hanno detto che tu sei quello che deve parlare. Quanto pare. Per cui te lo passo a te. Grazie. Sì, noi facciamo, è difficile definire un po' questo genere, però io lo definirei un alternative rock, rock alternativo, melodico, cantato in italiano, perché comunque cioè l'idea originale era quella effettivamente di fare dei testi in inglese quando siamo partiti con questa band circa un anno e mezzo fa. Però dopo ci siamo sentiti, non so, per una volta, forse anche perché era la prima esperienza per tutti, abbiamo deciso di fare dei test in italiano ed effettivamente per noi è stata una bellissima esperienza sentire dei brani finalmente nella nostra lingua originale, perché fino a prima avevamo avuto tutte esperienze invece in lingua straniera, in inglese, e per noi è stata una bella soddisfazione sentire i nostri brani finalmente in questo, diciamo, in questo modo, ecco. Certo, dai, in italiano, soprattutto qua in Italia, arrivano molto prima. Fare una canzone in inglese, non lo so, forse in questa sala 5 persone la capiscono. Già cantando è difficile, per cui con la mano cantata. Bene, adesso quanto ci impiegherete a tornare a casa? Dormite qua? Cosa fate? Dipende a seconda del meteo. Dipende il tempo, come insomma, se nevicherà oppure se sarà possibile guidare. Se no ci fermeremo a dormire, penso. Va bene, poi avete un sito, qualche contatto, quello che volete. Allora sì, sulla pagina Facebook abbiamo, quindi cercate Please Diana e apparirà subito la nostra sicuramente, e poi se no comunque sia in giro su tutti i social network di solito, quindi c'è MySpace, anche YouTube, SoundCloud e siti vari. Tutti i gruppi social, bene, comunque poi li troverete anche nel nostro sito, per cui niente, grazie e in bocca al lupo.